24 agosto, Giovinazzo, a Radio Doppio Zero questa sera è ben orgogliosa di festeggiare i 30 anni della Official Tribute Band dei Pooh. I Pooh Live. 30 anni. Chi è che parla? Chi è che mi vuole raccontare questi 30 anni? Eh beh sì, 30 anni, perché in realtà noi eravamo, diciamo, abbastanza giovani quando nel 1980, 29 anni, quindi nel 1989 praticamente questi signori, perché hanno cominciato a suonare prima di me. Cioè in pratica stai dicendo che loro sono più vecchi di te. Sono più vecchi. Siamo più grandi. Sì, il trucco, diciamo, noi tentiamo, però no, scherzi a parte. Quindi 1989 abbiamo, diciamo, sostituito due membri storici, ma non di una cover dei Pooh, ma di un'altra realtà degli anni 70, e quindi abbiamo cominciato questa avventura, e quindi praticamente l'anno prossimo sono 30 anni che ci sopportiamo a vicenda. No, scherzi a parte, è stata un'avventura incredibile, perché abbiamo visto cambiare, diciamo, il mondo musicale intorno a noi, anche se devo dire, diciamo, questa passione ci ha portati poi a diciamo, essere fedeli nei repertori e nelle nostre scelte, praticamente poi a questa musica. Per cui poi nel 2011 abbiamo deciso di dedicare tutto il repertorio e quindi tutto il progetto ai Pooh Live, perché diciamo nelle scorse edizioni, durante le nostre serate, praticamente la parte che ci riusciva abbastanza bene era quella dedicata ai Pooh, quindi perché non farlo come tributo appassionato? E quindi nel 2011 abbiamo deciso di fare questo progetto e poi una serie di altri eventi a seguire. Cover band ce ne sono tante in Italia, però voi avete 30 anni di storia, 30 anni di vita, c'è un segreto che vi lega, perché 30 anni non è facile, insomma, farlo? Il nostro segreto è comunque l'amicizia, perché abbiamo voluto comunque incidere il brano Amici per sempre proprio per coronare questa amicizia, l'amicizia che ci lega da 30 anni e con l'amico Red Canzian, di cui dopo parleremo, diciamo, racconteremo degli aneddoti. Uno di questi aneddoti non ce lo puoi dire? Il primo che mi viene in mente praticamente è quando abbiamo registrato il disco, poi non so, io parlo a braccio, per cui magari durante la serata poi lo racconto di nuovo, te lo dico proprio veloce. Allora, lui non si è fatto trovare alla nostra registrazione di Amici per sempre a Milano, sono brevissimo, per cui noi ci rimanemmo male, perché andavamo lì oltre che per registrare nello studio dei Pooh anche per incontrare Red, e quindi stare con lui, passare due giorni, tre giorni con lui. Invece lui non si fece trovare, quindi noi rimanemmo delusi, per cui un giorno andammo al bar a prendere un caffè con il suo tecnico, cioè quello che ci seguiva, il fonico di fiducia dello studio, e io per scherzo dissi: vabbè, chiamalo al telefono che gli diciamo due paroline. E me lo passò al telefono e gli dissi: guarda, noi ci siamo rimasti molto male, per cui adesso devi, noi diciamo ci siamo rimasti così, per cui devi riparare. Per cui io la buttai veramente a barzellette, dissi: verrai a suonare con noi? E lui al telefono mi disse: perché no, si potrebbe anche fare. Vabbè, di lì praticamente a 4 mesi lui ha fatto un concerto con noi davanti a più di 5.000 persone, e dopodiché, diciamo, è stato l'inizio di un'amicizia, ma anche di una serie di soddisfazioni e anche di apprezzamenti da parte sua e poi anche da parte degli altri. Senti, chi è che fa il capo qui fra voi quattro? Lui fa il direttore, poi il capo sono io. Per cui lui dice, tu fai. Io fa sì. Io metto la forza e lui mette la mente. Ho capito. Allora, adesso mi dite che strumenti suonate. Allora, io sono la batteria. Chitarra. Basso. Tastiere. Prossimi 30 anni vi troviamo qua? Sì, per altri 60. Almeno per altri 60. Esagerato. Sì, perché noi siamo degli alieni. Con un po' di trucco in più, però. Ragazzi, in bocca al lupo, grazie per questo backstage e buon lavoro, buona serata a tutti. Crepi. Grazie, ciao. Grazie, ciao. 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 Ciao.
dentro al nostro confine, che affonda radici bene, con il vestito di una notte sola. Donne d'amore, donne d'avventura, che ti asciugano la pioggia nera.